radio station, Radio Bruno. No, ma è bello, è bello. Così, all'improvviso, abbiamo sovvertito tutta la scaletta. Ma sì, ma chi se ne frega? Tanto voglio dire, iniziare un pochino prima non è un male. Il giro delle due vite, delle vostre due vite, tra poco insomma lo scopriremo. Sì. Il giro delle due viti. Il giro delle due viti. Neck e Francesco Renga già in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, che bello. Bene. A quest'ora noi avremo l'uno alla volta. No, ma noi ce l'abbiamo. E quindi ce l'abbiamo. No, invece ne avete due. Ne abbiamo quattro alla volta più Pamela dall'altra parte. Pamela, ci sei? Pamela. Dov'è Pamela? Pamela. Ah, se c'è, non lo sappiamo. Pam. Pamela? Pamela? Cara Pamela? Ma Pamela deve darle il notiziario. No, no, voleva fare una domanda a voi, ma non la sentiamo più. Pamela? E di conseguenza, cioè, ragazzi! La domanda comunque era questa. Che vi voleva fare Pamela? Se c'è un artista con il quale avreste voluto fare o vorreste fare un duetto. Beh, tipo Francesco e lui. Io con Filippo. Francesco e Filippo. Filippo con Francesco. Questa stiamo già facendo. Questa no, è troppo scontata. Vabbè, ma è... vabbè, lui lo vorrebbe fare con David Bowie. Vabbè, David Bowie, esatto. È venuto a mancare. Io con Sting, ma è a Las Vegas. No, povero Sting, no, non tiriamogliela, no. No, vabbè, è là che si tocca le corde. Bisogna delle chitarre, ragazzi. Perché a Las Vegas? Perché sta facendo il concerto Residency. Che bello che noi. E ci vogliamo andare anche noi! Cosa vogliono fare? Un anno vogliamo stare lì. A Las Vegas. A Las Vegas. Solo che se ci va lui si gioca tutto quello che ha a disposizione. Gioco. Davvero? Sì. Mai giocato in Italia, giuro. Ma neanche la tipo, come si chiama? Il gratta e vinci, non compri neanche quello. Allora, gioca la roulotte per me. Ti do io un... Roulette. La roulotte. Meglio la roulette. Tesoro, ma no. È una battuta fantasiana. Mi manca. Ti giochi alla roulotte. I miei anni. Il numero dei miei 18, il numero di 27, il numero dei miei anni. 26. Ma come 26? Perché vabbè, voi vi trovate la sera a guardare i film di Fantozzi. Sera, io sono a casa sua e ci guardiamo. Ci facciamo tipo la trilogia Fantozzi, il Marchese del Grillo. Andremo a letto stanotte alle 4. Ah, poi ieri cos'è che ho registrato anche proprio in virtù del fatto che saresti stato lì? Fra che la belva umina. No. Perfetto, molto bene. Sì. Sincronizziamo gli orologi. Senti, 10:04, ragazzi. Vabbè, sentite chi c'è? Abbigliamento di Filini. No. Monellino, pantalone bianco di una sua zia ricca. Maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. E giarrettiere. Fantozzi. Da volano. Fantozzi. Maglietta della Gina, panda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente in vita. Davia, grosso racchettone 1912, cappellino, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di San Vincenzo. Allora, ragioniere, che fa? I film più premiati. Batti! Ma cosa mi dai? No, batti lei! Vabbè, se vogliamo fare una puntata solo di questo, noi ci siamo. Potremmo andare avanti ore, tuttavia. I film che hanno vinto tutti i premi della critica. Sì, quindi stasera ci guardiamo questo. Mettiamo una canzone di Eros e poi dopo cominciamo l'intervista, quella vera, Di meno io di te, che siamo tutto il cielo, un infinito più o meno, più o meno. Sembravate quelli veri. Noi mettiamo solo la faccia, sfatiamo questo mito. Allora, cavolo, sembravate Francesco Renga e Neck. Invece noi siamo Renga e Neck. Che bello, però le vostre due voci insieme stanno davvero benissimo. Bene. Sapete che è bello quel pezzo qua? È molto bello. Proprio bello. Adesso stiamo cercando di, come si dice, finalizzare tutte le cose che abbiamo. Cosa stai facendo? Sto facendo gli upgrade dei messaggi. Sì, perché sta guardando i WhatsApp dei nostri ascoltatori. Sei invecchiato e non mi piaci più. Finito? Sì. No, scherzando. Non è vero, non esiste questo messaggio. No, davvero. Ragazzi, sulla paternità questo singolo ho letto, vero? Sì. Dai. Sì. È una cosa sulla quale ci confrontiamo tra un film di Fantozzi e l'altro. Però la paternità è una cosa che per entrambi è stata decisiva, insomma, per una crescita proprio spirituale, di interiore. Di uomo interiore, sì, per noi è
è una grande responsabilità e quindi la sentiamo tutta. E questa è la canzone che racconta proprio quella cosa lì, racconta la meraviglia di riuscire a guardare la propria esistenza attraverso gli occhi dei tuoi figli. Ma infatti i nostri figli, stranamente, ai nostri figli piace sto pezzo. Porca vacca, è la verità. Ma guarda, serio, che la prima, a me non succedeva da almeno due dischi. No, dai, davvero. Sì, così crudeli sti figli. Cioè, sì, ma figlia, ma scherzi. Diciamo che hanno un genere musicale in mente che non è proprio il pop. Ma sì, è... ma anche per noi hanno probabilmente... hanno una visione, giustamente, insomma, che è la loro, di quello che dovremmo o non dovremmo fare. E questa invece adesso l'accordo tutti. Ma addirittura beh, mi 19, manda i messaggi. 19 anni e 16 anni, insomma, si comincia anche ad avere un po', no? Una, sì. Un proprio gusto ben... Sì, e 12 per poi, quanto chiaro, riguarda... 12 per quel che riguarda me, per 28. Per quello che riguarda te, esatto, e 28. Martina, posso dire una cosa per sdrammatizzare un po' l'importanza del tema? Ho diversi amici rocker che erano anche molto donnaioli e hanno avuto figlie femmine e dicono è stata la nostra condanna perché noi sappiamo sì. Com'è dal lato maschile. Anche voi avete sì. Figlie femmine e con le donne avete un discreto, non tanto, un discreto successo. Sì, questo vi pone qualche domanda in più? No, lasciamo perdere, dai. Se no poi scattano le armi. No, io fuori. Purtroppo... No, gli arsenali. Proprio perché allora, sul maschio abbiamo ovviamente io, tu non ce l'hai, io ho un rapporto che è diverso, probabilmente quello che mio padre aveva con me. Sulla femmina, proprio su Yolanda, proprio perché conosco bene il mondo maschile, mentre invece il mondo femminile rimane oscuro e lo rimarrà credo per il resto della mia esistenza, perché è la ricerca che porto avanti da sempre, quella di riuscire a capire quel mondo meraviglioso e bellissimo che è la donna. Però conoscendo il maschio, invece il mondo maschile, allora l'ho preparata, diciamo, a ogni evenienza. Però soffro moltissimo. Soffri moltissimo. Fidanzate. Comunque i tuoi amici rocker prima adesso fanno del rock. Quello è rock. Quello altro rock. Che prima. Certo. È lì che devi tirare fuori. Sì. Sì, quella è la cosa più rock. Siamo tutti capaci di fare fatto, il rock quando non abbiamo qualcuno che piange esatto. E da accudire. Ragazzi, la vostra amicizia è datata, naturalmente, però volevo capire quanto c'è di improvvisato. Improvvisato tutto. No, tutto perché sai... No, è veramente così. Qua, tutto è nato per celebrare il suo trentennale e il mio quarantennale, perché quando lui mi invitò a fare quella raccolta che stava che era l'anno scorso, no? Sì, ma non si ricorda un cazzo. Non mi ricordo niente. Lui adesso è nel deserto e quindi cerca la stella cometa. Filippo è in modalità rocker. Filippo è in modalità rocker. Stanno affiorando tu gli chiedi com'è stato cantare il pezzo di Filippo, lui quando? Si ricorda che qualcosa ha fatto, però esattamente ma non cosa si ricorda e quando. Cosa? Vabbè, quella canzone lì, e quindi lì ci siamo messi a parlare di appunto di questo. Abbiamo immaginato di fare una festa che poi tutto è partito dal 5 di settembre all'Arena di Roma. Esatto, poi tu da lì poi si deragliato tutto. Le dighe. Lui ha cominciato a farmi sentire le sue cose, quelle che stava provvidando, io lo stesso, perché alla fine stavo lavorando al mio disco da un bel po', e alla fine abbiamo detto ma perché non facciamo una cosa insieme? Ma eravate a cena, dove eravate? C'eravamo ubriachi. Sì, eravamo al Tici sicuramente. Al Tici, poteva anche tra essere. Tra le altre cose, i due geni qui del male, sì. Mi ricordo che avevamo pubblicato anche una clip poco lontano sì, dal festival studio, di Sanremo. Lì che stavamo provando. Quindi si è scatenato il web, adesso sono in studio perché vanno a Sanremo. Ah sì, è vero. Ti ricordi? Vero, perché io l'ho postato. Sì, lui è stato... Così. Abbiamo fatto il clip, gli ho detto Francesco aspetta, così dai capiamo, bam, sera stessa postata. Storia. Beh, bam. Insomma, però da lì cioè, di improvvisato c'è tutto, nel senso che tutto il progetto, anche le date che sono venute fuori dopo. Che miseria. Anche questa canzone e così quelle che comunque senza poterlo dire... Ma lo diciamo, dai, quelle che parte del disco di inediti che uscirà in autunno. Non si poteva dire questo. No, non si poteva dire. Ma io uscirà un disco di inediti in autunno. Poi non si sa se esce l'autunno. Chi l'ha detto? Cioè, l'idea è questa, anche perché adesso dobbiamo mettere insieme tipo 28 pezzi. Bisogna riordinarli e capire quali di questi 28 dovrebbero far meno, parte. Ovviamente. E siete anche autori di qualche pezzo? Qualcuno sì. Filippo è il pignolo della situazione. Sì.
Sì, sì, lui. E anche la memoria storica, sì, Francesco. No, e anche la memoria in generale, mi pare di capire. Suona tutto lui. No, faccio tutto io. Decide tutto lui. Me lo porto in giro. Lo faccio fare perché io ovviamente... Lui mi fa da mangiare. Quando ho fame, Francesco... Eccomi, cuoco. Senti, ma il piatto migliore di Francesco Renga qual è? Beh, ma ce ne sono tanti, perché lui è bravo a fare la pasta, ha fatto però il riso, ha fatto però l'altra volta lo spezzatino molto buono, sì, con i funghi. Buono. Buonissimo. I piatti forti del bresciano sono quelli lì, insomma, il riso con la salsiccia, no, buono, con la mantovana, mantovana, il riso alla pilota, sì, si chiama. Ma l'anima l'animo proprio del cuoco, no, dell'immortal guerrieri. Stavamo per andare a fare l'intervista, ha chiamato a casa per dire di tirare fuori, sì, dal freezer, sì, perché la carne. Mio figlio che è tutto palestra dietro, allora io gli preparo le porzioni di carne, di pollo. Ma non era per me questa accortezza. No, non era per te. Allora stamattina mi sono dimenticato, visto che stanotte non ho dormito, mi sono dimenticato di tirar fuori la carne. Allora io l'ho chiamato alle 9, prima l'ho svegliato la mattina, stamattina alle 8:30, mi raccomando. Poi siccome è la tua memoria, perché tuo figlio non l'ha fatto, ma tutto l'ho chiamato adesso e non mi rispondeva, perché si è svegliato adesso, si è alzato. Si era addormentato. Facciamo un salto a Sanremo. Sì. Sanremo del 2015. Guarda, eravamo al ristorante con Filippo e mi fece ascoltare questa canzone per la prima volta con l'AirPod e mi disse: ma è bella secondo te? Era questa qui, pensa te. Beh, arrivò secondo al festival, quindi è piaciuta. Sì. Bravo. Quanti complimenti che vi stanno arrivando, hai visto? Sì, no, abbiamo sguinzagliato noi, sono i nostri. Allora, intanto pagati. Un numero. Dice, Lori dice: attenzione, due cose. Uno, non si offre il caffè corretto a Francesco. Era normale, ragazzi. No. Stanno anche bevendo acqua, è che sono proprio così. Due, dichiarare che stasera Renga sarà a casa di Neck. No, è il contrario. È sempre il contrario. Pare che Neck non abbia mai invitato Renga. Anzi, no, Renga ha lanciato un appello adesso affinché questo accada quanto prima. No, aspetta, perché c'è Daniela che dice: in un'altra vita voglio fare la Clarissa Martinella. Giusto, brava, hai ragione. La Clarissa, è proprio delle nostre parti. La Clarissa Martinella. Anche noi diciamo così, però sì, la Lucia, anche noi, sì, è sì, molto nordico, sì, sì, molto, forse anche milanese. Uè, te, ci uè, sei, te, uè. C'è la Carla, la Fabbrichetta, c'è la Carla, c'è la Fabbrichetta, il Francesco, il Filippo, il Filippo, il Filippo, l'articolo, sì, una cosa diceva, che mi ha fatto molto ridere di recente è stato vedere tua figlia Yolanda e il suo fidanzatino a carnevale vestiti da vestiti da mamma e papà, da Ambra e Renga. L'hai presa bene, sento, dal ringhio, ti è piaciuto? No, mi è piaciuto. Scusa, che lei anche abbia Filippo, la lui, venerazione del suo papo, questo sì. Si chiama anche Filippo lui, dai. Si chiama pure Filippo. Si chiama Filippo, quindi è un bravo ragazzo. No, un è un ragazzo, bravissimo ragazzo, adesso parte tutto. Ed era vestito da te? Era vestito da me, sì. Vi siete conosciuti? Certo, ovviamente. È carino, è gentile. No, è molto gentile, molto, ovviamente, Danda. Io quando è entrato in casa gli ho chiesto il passaporto una volta. A scanso di cui no, che Yolanda non è una donna facile, sì, che lui si sta trattenendo, però quindi, insomma, da quel punto di vista lì la vedo abbastanza. Ma lui Filippo la vedo più sta tutto, diventa un guerra fondaio, sta implodendo, vedrai, no? C'è anche un tormento perché quando compie 18 ho visto Beatrice a 12 anni, è già molto donna, sì, assolutamente. Tra l'altro ha un sacco di qualità, ho visto suonare il pianoforte, parla perfettamente varie lingue, è svegliissima, padre. Purtroppo è come il come padre, padre. Vuole lei fare tutto lei. No, è vero, sta sviluppandosi molto velocemente, sto notando anch'io. Questo non è bellissimo. Ma non essere e niente, è una dodicenne in un corpo di una sedicenne, diciassettenne, insomma. È molto strutturata. Bene, ma torniamo alla musica. Abbiamo detto che uscirà un album di inediti. No, a questo punto non esce più. L'hai detta, che poi sia autunno, che sia quasi all'inizio d'inverno. Però insomma, ci saranno sotto Natale, insomma, ce l'abbiamo. Una valanga di canzoni, un po' per uno, giustamente. Le cantate tutte insieme? No, le cantiamo tutte insieme. Anche tutti il tour è, quindi non è una minaccia a tutti quelli che state ascoltando. Cioè le canzoni di Francesco e le mie verranno condivise sempre. Sì. Non ci sarà un momento in cui qualcuno di noi due rimarrà da solo. L'idea è proprio quella lì, quella di scambiarsi i ruoli ognuno sulla canzone dell'altro. Quindi però ci saremo tutti e due sempre in ogni canzone. Più il tour sarà, ovviamente, essendo alla fine un tour celebrativo di sarà comunque una raccolta di quelle, cioè, che saranno le hit, certo. Hit che inevitabile, dobbiamo cantare, fare. No? Poi sì, qualcosa di nuovo ci sarà, ovviamente,
infinito più o meno, e poi vediamo se uscirà qualcosa. Vediamo. Stiamo lavorando a qualcosa. Ci piacerebbe sorprendere un po' le persone. Vediamo, dai. Ce la facciamo. Un paio di cartellette. Senti, ci mettiamo una canzone di Francesco adesso, perché la par condicio. Adesso ci mettiamo una canzone di Francesco. Ci riflettete un attimo. Poi magari alla fine della canzone. Qualcosina è uno dei pezzi che a me piace di più, questo. Su quella cosa nuova che potrebbe uscire, non se è detto. Se dell'Ambrusco glielo facciamo dire. Però potrebbe uscire. c'eravamo persi un tempo, ma che cosa sta succedendo? Non ce la farò mai. No, allora diciamola tutta. Intanto Francesco Renga e Neck in diretta a Radio Bruno questa mattina. È una mattinata particolarmente allegra e vivace, frizzantina, nonostante il povero Filippo abbia un po' mal di schiena e il povero Francesco non abbia dormito. Siamo due catorci. No, dai, sì, oggi sì. Non è vero, non guarda, è vero. Sì, io direi di veramente basta. Beh, da vedere no, poi a proposito, poi il pezzo me l'aveva mandato davvero, che era Matteo Cristo. Ma io ancora sto a parlare. E gli ho anche risposto, mi ha detto. Siamo in diretta, scusate. Stavamo disquisendo sul fatto che ci siamo mandati dei file audio e il nostro produttore dice: ok, ho avuto l'ok da Francesco, ascolta e dammi l'ok anche tu. Ieri ho dato l'ok. Ne ho parlato con lui, il deserto. Ma cosa? Ma che cosa avete fatto senza di me? Non ho sentito niente. E aveva già dato l'ok, infatti, tipo ieri. Ma te lo sei dimenticato? Ma sì, ma perché ripeto, io avendo una certa età. Ho capito. No, anch'io una certa. Pieno, cioè ho tutto il database, come si chiama? Adesso ti facciamo un full. Esatto, mi entra una cosa, se vedo che la cosa non è decisiva, importante, allora mi entra di qua, mi esce di là, me la dovresti cancellare un po' di file vecchi per importante. Liberare un po' di spazio alla memoria. Esatto. Ragazzi, posso chiedervi una cosa? Dall'alto della vostra fortissima amicizia, ci dite che cosa invidiate l'uno all'altro e che cosa magari vi piace un pochino meno. Attenzione, perché siete molto amici. Siamo in diretta. Io a lui invidio sicuramente il fatto di essere un musicista, cosa che io non sono, quindi io sono prima di tutto, anzi quasi esclusivamente. No, no, perché ti do qualche lezione. No, ma perché non ha proprio l'attitudine, non ce l'ho. Sono musicale, ma non musicista. Lui invece ha questa cosa qua che è un dono, è una dote. Non suoni niente tu, Francesco? No, io neanche la chitarra. Ma no, faccio veramente ridere i polli. Cara, neanche il flautino. Francesco è molto creativo. Per esempio, l'idea del clip con i due ragazzini che sono i nostri alter ego molto piccolini, ha avuto lui l'idea. La copertina del singolo L'infinito più o meno, con i simboli proprio, è stata una sua idea. E io bravo, se si invece è bravo. Allora vedi, lui fa il musicista. Ho sempre avuto quell'attitudine, però è vero. Non Francesco ha una grande voce, comunque, insomma, è riconoscibilissima. Quando si impegna, mette mano anche ai testi, ha molto estro. Quindi sicuramente... Bello questa sua istintività che lui mette ovunque... Sì. È ammirabile. Questi erano inoltre è anche molto è una persona molto generosa, devo dire, non me lo sarei aspettato, però è bravo. Questi erano i complimenti. Invece una cosina che vi piace un pochino meno l'uno dell'altro, secondo me la poca memoria, lo smemorato di Collegno ci abbiamo qua, porca miseria, non si ricorda più niente. Vorrei dire, ma cos'è che c'hai tu che non mi va? Fammi pensare. Che non ti invita mai? Già il fatto che ci devi lui cos'è che è? Permaloso. Ma davvero? Ma vai, io ti dico le peggio cose, non mi hai insultato. Poi io ho la barba bianca, lui invece sembra il tempo per lui non passa mai, per me invece passa. C'è stato un decadimento naturale. Ma non è vero. Ma cosa stai dicendo? Ma tu stai leggendo No. Un decadimento. Cioè, sai la nota che decade? Sicuro così. Non decade niente, anche perché siamo a 30 anni di carriera con Neck. 40 anni 72. Di carriera. Ecco ragazzi, e quindi siete assolutamente ben conservati, perché guardando questi numeri verosimilmente non potete averne 30 e 40 complessivi, giusto? Ma però dentro io... arrivo scarso ai 10. Sei un adolescente. Mi chiamo Peter Pan. Pensa che io il primo contratto che che firmai con la Polydor non avevo 18 anni, quindi ho dovuto firmai e rimase nella cassaforte dell'avvocato. Vabbè. Gli ha preso la favela. È vero. Perché io quando sono stanco divento logorroico. Basta. Allora, questo è vero. Le 11:29, alle 11:30 scatta un.
una logorrea che no, è vero. Soprattutto quando sono stanco e soprattutto quando che non arriva mai al dunque il concetto, quindi non tu arriva. Devi dire quindi devo dire le cose. Ti veniamo in soccorso, guarda, mandiamo una canzone ancora di Filippo. Sì, solo mie, una canzone così. No sono pari ex aequo, una canzone che non ha avuto tanto successo, no. Quindi ci riproviamo, no, perché dai. L'inizio poteva andare meglio, iniziale che l'ho. 1997, eri veramente un ciccetto, sì. Ci stavamo guardando prima, sì, molto. Francesco ti ha fatto un complimento. No. Se lo prendi per complimento. Ma dato del coglione quando. No, non era quello, era quello prima. Era quello prima. Okay. Ha detto sei molto meglio adesso. Ma no, è vero, ma devo dire anch'io di me. Ti preferisci in questa versione in nuova? Questa, sì. Anche tu, Francesco. Cosa? Ti preferisci adesso? Ma lui è uguale a quando era. Ma io. Cioè, no, eccetto la barba. Eri cicciottello, sì. Mi ricordo. Con questi capelli ricci. Vabbè, ma coi timoria sì, eri un po' in carne. C'avevi i capelli fin qua. Io mi ricordo. Era imbruttito proprio. No, io adesso. Ma io. Allora, dovete sapere che io questa cosa qua. Vedi che della bellezza. No, è vero. Della bellezza, del sex symbol. È venuta fuori in realtà. Dopo i timoria, credo a un Sanremo. È 2001, raccontami. Ecco. Te lo dico perché io ero lì, ti ho guardato, ho ascoltato la canzone e ho detto, mazza, che bello pezzo. Questo! No. Ha detto, ma non me lo ricordavo così. Aveva bello. Detto con me anche l'altra volta. Perché, Clarissa, tu? Sì. Adesso è arrivato Francesco, l'ultima volta invece è stata sempre... complimenti ma per che me. Lei, niente, essendo chiara... predilige, si chiama Clarissa, scusa, esatto, essendo Clara predilige i mori, giusto, e tu sei io sono cosa so sale ragazzi sono un sale pepe. Io ascolto e non fa bene. Io direi di mettere un pezzo e questa volta giustamente tocca a Francesco. Non è una canzone qualunque questa, questa no. C'hai vinto un festival non so ancora come, sinceramente non ho ancora perché capito. Perché la canzone è bellissima, forse perché è molto bello il pezzo e anche pezzo. L'interpretazione era bella e poi c'è questa dedica speciale. Sì, una canzone che è nata, è stata scritta in una notte per pensando a mia figlia. Parlavamo prima di paternità, pensando al peso di quella paternità. E vi ho visto anche cantarla insieme, sì, bellissimo. Sì, brava anche lei a cantare. È bravissima. Mica male, davvero. Ce l'ascoltiamo. Troppo. Angelo, Francesco Renga. Senti, ma l'emozione, l'emozione di cantare questa canzone allora, insieme a tua figlia. È stato incredibile perché, prima di tutto, perché è partito da lei. È lei che mi ha chiesto, papà, ma se devi fare questo. Era per la Brescia capitale della cultura, sì. Posso venire a cantare Angelo? Figurati, per me è stato proprio come chiudere un cerchio, perché quella è una canzone che è nata praticamente con lei. Vederla lì cantare sul palcoscenico, mi ha chiamato lui che il giorno stesso. Sì, l'avevo visto molto emozionato dalle clip che giravano sul web e gli ho anche detto, se vuoi sostituirmi con Danda capirei e sono favorevole. Quello che è meglio loro è riuscire a cantare in una situazione del genere quando l'emozione ti travolge, sì, riuscire comunque a cantare e a far uscire la voce è roba mica facile. Siete stati bravi. Poi c'era anche Ambra, c'era anche la mamma sul palcoscenico perché la provava, insomma è stato un bel colpo. Tu sei rimasto a Brescia, tu sei rimasto a Sassuolo, macinate un sacco di chilometri per raggiungere Milano, per raggiungere Roma. Mai pensato di andare via dalla provincia? No, mai. Io anzi, figurati, ho portato la mamma da Roma a Brescia, che mi odio ancora per questo. No, nel senso che è vero. Proprio su quella cosa lì non ho mai avuto dubbi. Ragazzi, siamo quasi in chiusura. Lo vogliamo ricordare questo tour lunghissimo che ci avete messo dentro un sacco di date. È solo l'inizio. Dal 2 luglio si va avanti fino al 21 ottobre. Ci sono un sacco di posti pronti a ricevere. Anche a Sassuolo, oltre anche che a Brescia. Sassuolo, Brescia, l'Arena di Verona, il Forum di Assago e poi tantissime date. Quindi insomma. Da Ormina, insomma, ci sono un po' di. Su radiobruno.it le trovate tutte nel dettaglio e si possono già acquistare i biglietti in prevendita. Brava Clarissa. Brava. Tanto questo pezzo. Grazie. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille. Tornate domani. È volato. Torniamo domani. Se fate i bravi, torniamo. Abbiamo le prove, però vedete. Hai capito? Così ridiamo un po'. Ciao a tutti. Ciao.